Inviato speciale, il settimanale del giornale Radio Rai. Uomini, storie, problemi, tendenze e opinioni. A cura di Roberto Taglialegna. In questo numero, il giovane marocchino Anas El Aboubi, di cui non si hanno più notizie da un anno e mezzo, è ricercato dalla Procura di Brescia per terrorismo. Siamo andati a Vobarno, il piccolo centro della Valsabbia, dove viveva con la famiglia e dove la notizia della sua incriminazione ha contribuito ad alimentare il sospetto e le tensioni tra i locali e gli abitanti stranieri, circa il 20% della popolazione. Storia di Anas, il foreign fighter di Vobarno. Di Giancarlo Rossi. Sì, io l'ho avuto come primo alunno marocchino alla scuola elementare. Cioè, abbiamo cercato di accoglierlo, questo bambino che veniva dal Marocco e sosteneva di venire da una scuola del Marocco dove era molto picchiato. È vero, con i compagni era abbastanza litigioso come bambino, però era contenibile, cioè non era un bambino proprio fuori dalle regole. E lui non riusciva a capire che per emergere nella scuola bisognava impegnarsi, mentre lui voleva emergere senza far fatica. La descrizione della maestra in pensione Miriam Trefoloni potrebbe adattarsi a molti bambini che hanno vissuto un'infanzia e un'adolescenza turbolente e poi si sono inseriti nella società. Invece il giovane di cui si parla è Anas El Aboubi, marocchino trapiantato con la famiglia a Vobarno in provincia di Brescia, dove la signora Miriam lo ha conosciuto. Anas è ricercato su mandato di cattura della Procura di Brescia, che lo considera responsabile, come ci spiega il suo legale, l'avvocato Nicola Mannatrizio, di addestramento e istigazione al terrorismo internazionale. La sua storia ha avuto inizio 2 anni fa. Il ragazzo chiede alla questura di Brescia di organizzare una manifestazione pro-Islam. Da quel momento viene attenzionato dalla polizia, dai carabinieri e soprattutto dalla questura di Brescia, che seguono i suoi accessi via internet. Anas viene fermato e poi rilasciato perché l'avvocato Mannatrizio convince il giudice del riesame che gli elementi a carico del ragazzo non sono sufficienti a provare l'accusa di terrorismo. Se è pur vero che il ragazzo sia molto sicuramente aderente alle idee dell'Islam, ha coinvolto anche delle altre persone attraverso l'uso di Facebook, ha cercato di coinvolgere altri ragazzi cercando di indottrinarli, per così dire. Ciò nonostante, io ho fatto presente al tribunale di riesame che tale visione, appunto, su internet, il ragazzo spesso vedeva delle persone che si autoaddestravano, delle persone che venivano addestrate, aveva cercato il materiale per poter costruire esplosivi e aveva anche visionato alcuni luoghi a Brescia, in provincia di Brescia, la torre che c'è nel quartiere di Brescia 2, la torre Kennedy, la questura di Brescia. Ciò nonostante, ho fatto presente, appunto, che tali visioni erano sporadiche, non continuative. L'evoluzione del carattere di Anas era andata di pari passo con le difficoltà scolastiche. So che ho frequentato parecchie scuole professionali e io penso che abbia avuto a che dire con tutti gli insegnanti, che tutte le scuole l'abbiano espulso oppure lui si sia ritirato, perché lui mi ha sempre detto che la scuola superiore professionale non ha trovato una scuola che la poteva accogliere, che l'accettava. La signora Trefoloni, che aveva seguito Anas anche quando non era più suo allievo, sottolinea che l'Islam fu l'ultima delle sue scelte per imporsi al mondo esterno. Lui sosteneva per un periodo di seguire questa musica rap e attraverso la musica rap lui voleva salvare i giovani dalla droga. Ultimamente si è dato alla religione, perché, a dire la verità, secondo me, quando frequentava la scuola elementare non era il caso che un bambino integralista oppure che nominasse sempre la religione. I genitori sarebbero rimasti crudelmente delusi dai comportamenti di Anas. Aveva un buonissimo rapporto sia il papà che con la mamma, e una delle ultime, una volta che ho visto la mamma, prima che lui abbracciasse appunto questo Islam così, e mi ha detto: sa che il mio Anas è tipo il vostro prete, lui mi dice, della moschea, però oggi forse si è un po' tranquillizzato. Io ho detto alla mamma: a questo punto, se la religione gli ha permesso di trovare un equilibrio, ben venga. Cioè, probabilmente non l'aveva trovato. Anas El Aboubi lascia l'Italia, ma le indagini a suo carico continuano. Il tribunale del riesame accoglie l'appello, scarcera Anas El Aboubi, che da quel momento, diciamo, fa perdere le proprie tracce, e qualche mese fa, sulla falsa riga, diciamo, di questo procedimento penale, ne nasce un altro in cui viene coinvolto sempre Anas El Aboubi, ma anche altri 3 personaggi, in cui viene messa un'ulteriore ordinanza di custodia cautelare per Anas El Aboubi, ormai irreperibile da anni, e nei confronti di altri
personaggi, uno residente a Torino e uno a Milano. La notizia che Anas e la Bubi era coinvolto in un'inchiesta sul terrorismo ha fatto scalpore a Vobarno, centro industriale della Valsabbia, dove lavoratori stranieri vivono da decenni. In un primo tempo gli operai sono arrivati da soli, poi, come spiega l'ex sindaco Carlo Panzera, la situazione è cambiata. La conseguenza più immediata è stata l'impennata dei numeri, perché è ovvio che ricongiungendo mogli, figli, a volte anche le mamme o suocere, quindi c'è stato decisamente un salto dai primi 5-6% a un 14-15% di popolazione straniera. Tutti lavoravano o nelle aziende, prevalentemente fonderie e meccanica, e parallelamente però anche un inserimento, soprattutto dei minori, dei bambini, nelle realtà scolastiche. Anas è stato dunque uno dei figli di lavoratori immigrati che sono stati educati a Vobarno. Anche il parroco Don Giuseppe Savio mette in evidenza il clima di comprensione reciproca che è andato avanti fino alla metà degli anni 2000. Un'apertura intesa come salutarsi e così c'è stata da sempre, ma poi piano piano sono individuate delle attenzioni particolari ad alcuni possibili cammini, ma negli ultimi anni attraverso un tavolo culturale che era promosso anche dal comune sono state delle iniziative belle. Alla fine del secolo scorso nasce perfino a Vobarno un centro di preghiera e locali dismessi dalla Falck. Carlo Panzera. Vobarno era sede degli stabilimenti Falck, insieme a Sesto San Giovanni era l'insediamento storico delle acciaierie. Tra il 95 e il 2000 questa comunità islamica acquistò questo stabile, cominciò a farci i primi lavoretti e attualmente è la sede nella quale fanno la loro preghiera. La situazione cambia decisamente quando la crisi provoca disoccupazione fra italiani e stranieri. Driss Enniglia è il responsabile dell'ufficio migranti della CGIL di Brescia. Quando manca lavoro comincia anche a preoccuparsi il cittadino italiano, anche quello che non era, diciamo, mai avuto il problema del razzista, ha cominciato a dire non è giusto, perché l'ho visto anche spesso che si sente la parola sì. Non sono razzista, ma però mi dispiace se il mio lavoro a casa senza lavoro e le altre hanno un posto del lavoro. In generale è l'immigrato in sé che è diventato per loro un problema. Per questa ragione alcuni immigrati hanno lasciato la Valsabbia. La paura che si continua, perché l'abbiamo notata alla grande, da queste persone che è diventata un'immigrazione al contrario. Ma quelli che sono rimasti devono affrontare un'atmosfera di diffidenza e sospetto. La giunta di Vobarno, retta da Giuseppe Lancini, ha approvato una delibera proposta da un consigliere leghista che autorizza controlli nelle abitazioni dei residenti stranieri per verificare situazioni di sovraffollamento. Il sindaco non ha voluto spiegarci le ragioni di questo atto amministrativo che per Carlo Panzera si unisce ad altri provvedimenti che vanno nella stessa direzione. La premessa è un manifesto ideologico che, partendo dal presupposto che c'è il terrorismo nel mondo, che siamo invasi dagli stranieri, da questo viene motivata questo accertamento. Non aiuta anche perché viene dopo altri piccoli segnali che però sono preoccupanti, ad esempio l'aver modificato le rette di frequenza e anche delle mense scolastiche della scuola materna statale, che è frequentata per l'80%, 85% da bambini stranieri, ha fatto precipitare la presenza dei bambini nelle scuole. Erano circa 80-85, più di 40 oggi non vanno più. Oggi gli stranieri residenti a Vobarno, musulmani e non, temono di parlare con un giornalista. I gestori del centro di preghiera si sentono non rappresentati correttamente dai mezzi di comunicazione di massa. Augustin Fay è un giornalista freelance senegalese residente da più di un decennio a Vobarno. Io vivo a Vobarno da quasi 12 anni. In questi due ultimi anni, partendo anche dalla faccenda del ragazzo lì che è sotto inchiesta, i migranti a Vobarno adesso vivono un climato di non è come prima, diciamo. Da quando è arrivata la faccenda del ragazzo, i vobarnesi, non tutti, ma tanti anche ci guardano secondo me con sospetto, ecco. Sì, c'è anche il fatto della crisi economica, perché tanti non lavorano, italiani ci chiedono anche, ma sì, questi qua che lavorano prima, adesso che non lavorano, come fanno a vivere? Don Giuseppe Savio racconta un episodio avvenuto dopo i recenti attentati di Parigi. Ero in oratorio, come tutte le domeniche, verso nel pomeriggio, c'era stata una festa di ragazzi di alcune classi di catechismo, c'erano dolci che avevano avanzati, li ha messi disponibili. L'oratorio è sempre frequentato da tantissimi ragazzi di colore, di altre etnie o di religione islamica. Di solito quando si porta
porta lì la roba per consumare a tutti, tutti vanno un po' a gara posto, la prendono e mangiano, no? Quel giorno lì nessuno. Eravamo lì un po' in oratorio, ma nessuno si è accorto di questo fatto qui. E io, fatto presente, ho detto, vedete, quel fatto li fa sentire tutti colpevoli e nessuno andava a prendere il dolce. Allora ho preso io, no, il dolce, passai quasi a convincerli a prendere uno alla volta, dopo piano piano si sono smollati e è cominciato come le altre domeniche. Augustin Fay è convinto che ci vorrà tempo prima di assistere a un miglioramento dei rapporti, anche se per ipotesi Anas Labubi fosse prosciolto. Credo che sarà molto molto difficile, sarà molto molto difficile, perché che, come diciamo noi in francese, la balle è déjà tirée, la balle è déjà tirée. L'europarlamentare lombardo Antonio Panzeri è presidente della Commissione per i rapporti con il Maghreb. A suo parere, casi come quello di Anas Labubi impongono una reazione a livello europeo. Perché sono persone non solo che sono partite dall'Europa e sono andate verso la Siria a combattere nell'ISIS, ma poi sono ritornate in Europa facendo continuamente spola e anche cercando proselitismo. Quindi è necessario avere una presenza e una conoscenza di questi itinerari. È necessario sostanzialmente che ci sia un confronto dei dati a livello di Europol in modo molto più sollecito rispetto al passato. È necessario che su temi di questa natura ci sia, per così dire, quasi una, non solo un coordinamento, ma una cessione di sovranità ad una politica di repressione a livello europeo. Quel che è certo è che i genitori di Anas temono che il figlio non sia più in vita, l'avvocato Nicola Mandatrizio. L'ultimo contatto che hanno con il figlio è stato nel gennaio del 2014 con Anas. Era in Siria, se non sbaglio, faceva presente che la situazione era molto delicata. Era andato in Siria per combattere contro il regime di Assad. Il padre spera che, una volta saldato il suo debito con la giustizia, Anas Labubi possa riprendere una vita normale. Nell'ultimo colloquio il papà mi ha riferito: qualora Anas dovesse tornare in Italia, io sarei il primo che contatterei subito la polizia. È chiaro che loro vorrebbero che il ragazzo tornasse al più presto, anche perché prima di partire aveva terminato il diploma in perito elettrotecnico e quindi aveva già anche trovato un piccolo lavoretto vicino a casa. L'onorevole Panzeri ipotizza anche una politica di integrazione a livello europeo. All'Unione Europea spetta sempre il compito di una politica di coordinazione. È inutile negare che molti di questi ragazzi che abbracciano la causa dell'ISIS sono ragazzi che si trovano nei nostri paesi, sono di seconda o di terza generazione, si trovano in una condizione molto complicata e difficile, senza prospettiva dal punto di vista economico e sociale. È del tutto evidente, non giustificabile, è del tutto evidente che produce un sentimento in molti ragazzi che è quello di abbracciare la causa dell'ISIS come un momento di liberazione, di rivalsa nei confronti di un continente che non è stato in grado sostanzialmente di rispondere a maggiori politiche di integrazione. L'esperienza pastorale suggerisce a Don Savio, parroco di Vobarno, una riflessione sul disagio di giovani come Anas Labubi. Il mondo occidentale, parlo dell'Europa in questo modo, è un mondo che ha una complessità enorme, non è più il mondo semplice. E l'adolescente vive già una grande difficoltà a trovare un suo equilibrio. Quindi ogni adolescente vive problemi grossi. Penso che sia abbastanza normale che chi vive una doppia appartenenza, un'appartenenza di origine in cui si riconosce per motivazioni religiose, culturali e via di seguito, e una dove è talmente complessa che lo affascina anche, ma fa fatica a trovare l'equilibrio giusto per sopravvivere, che in qualcuno nasca il desiderio di scappare in una soluzione semplice. E l'avvocato Mandatrizio sottolinea che la scelta integralista di Anas è stata quella di un ragazzo cresciuto in Italia. Mi è sembrato un ragazzo molto inserito nel contesto sociale, parlava perfettamente bene italiano, anzi parlava dialetto bresciano. Vorrei anche sottolineare una circostanza che mi ha fatto presente anche i genitori. Il ragazzo non ha mai riferito di avercela con l'Italia, col governo italiano, gli italiani stessi. Inviato speciale.